Mr. Master, Mr. Master, dove sei Mr. Master, Mr. Master, combatti il crimine, Mr. Master, Mr. Master, Mr. Master, combatti il crimine della notte, combatti il giorno di notte, combatti i male cattivi, combatterai, Mr. Master, Mr. Master, Mr. Master, Mr. Master, combatterai il male, troverai l'umanità, sconfiggerai i cattivi dell'oscurità, salverai l'umanità, Mr. Master, Mr. Master. Mr. Master è andato a cena. Tanto tempo fa lui faceva l'attore. È andato a fare attore per molto ricco. Difendeva la gente povera. Ma per questo qua lui ha creato un bastone elettrico per proteggere la gente. Piacere a tutti quanti. Vi presento Ken White, che adesso vi presenterà il telegiornale. Piacere, grazie, Tom. Piacere a te, caro mio. Allora, vi dico questo. C'è stato un terremoto in Ceva, c'è stato tante cose, morti, uccisioni, troppe uccisioni. E poi c'è un morto, non va bene che non ci sono troppe morti. Gente, state attenti, queste qua catastrofi sono troppe. Uno è caduto da balcone, un altro è caduto, c'è un fiume, morte tante persone a Ceva. Ondazioni, morti, uccisioni, gente, dovete stare attenti, pericoloso. Non uscite di casa senza il permesso dei vostri genitori e dei vostri parenti. State molto attenti a queste cose di catastrofi, se no morirete tutti, gente. Poi c'è stato una cosa in tutta Italia, catastrofi, morti, uccisioni, in Sicilia pure. State attenti, tutte parti del mondo sono state uccise persone morti. In Iraq, in Francia, in Russia, state attenti, gente. Sono morte tante persone quasi. Se qualcuno non fa qualcosa, moriranno troppe persone, gente. Guardate tutti, gente, state attenti. Mi raccomando, questo è il telegiornale TG Wyman. Grazie a tutti. Mr. Master, cosa hai fatto? Ti rendi conto cosa hai fatto? È caduta una macchinario che uccide tante persone, distrugge le persone del mondo. Lo so che è caduto quel macchinario, ma riusciremo a fermarli, ci credi in me? Credi in te, ma come facciamo a fermarli? Ci riusciremo a fermarli. Io ho creato il bastone elettrico e quel macchinario. Solo io posso controllare il macchinario e anche il bastone elettrico, non posso controllarlo. E poi tu Marco tagliava la legna, faceva le case, aiutava le persone, faceva beneficenza. Aiutare le persone tutto, era bravissimo. E una volta ha fatto tante cose, aiutava le persone, se con il clero un povero, aiutava. E aiutava tante persone, era un politico bravo. Ed è il cugino, di chi? Del coso, di un politico famoso, di Lincoln. E è cugino anche di Mandela pure, anche, perché erano amici. Quindi erano bravi, salvavano il mondo una volta. E i cattivi perderanno sempre. E anche con Obama, anche lui è cugino di quel politico Marco. Tutti i cugini erano uniti contro i cattivi, non potevano sconfiggere, i cattivi perderanno sempre. Picciottino, devi venire con noi! Se non vieni con noi ti facciamo a pezzettini, ti trattiamo nel chiodo da carne, eh? Il nostro capo ti vuole parlare, eh? Come parlare? Ma io c'è dove sta, chi siete voi? Siamo gli illuminatini, che vogliono che ti mettiamo il lampione sulla testa, muoviti, vieni con noi, ah! Marco, ti uccidi tante persone, ucciderle, e devi fare quello che dico io. Ti sto ordinando, politico Marco, uccidi tante persone, eliminale, distruggi fabbriche, case, mobili, città, sono tutto nostro, è il nostro potere, sarà nostro, cattivi illuminati, ascoltami, fai come ti dico io, devi fare come ti dico, ok Marco, uccidi le persone, uccidile, no, non voglio, non voglio, no, no! Ragazzi, io ho fatto cosa, ho rubato la mappa! A quelli lì, ce l'ho fatta a rubare la mappa. Io invece sono dove conduttura e riusciremo a batterli. Sì ragazzi, riusciremo a batterli. Ciao ragazzi, c'è un calore caldo. Che caldo, mi voglio spogliare, come state ragazzi? Senti, mi potete portare un bicchiere d'acqua, qualcosa? Già sono bollenti. Sei proprio bella carina, io picciotto, andiamo a baciarla. Quanto è bella mia carina, le chiavi di casa mia, anch'io, anche noi, sì, picciottona, picciola gattona.
Mi ha aggiustato il meccanico! Mi aggiusto io perché il meccanico è elettronico, mi ha aggiustato! Perché di questo... Messica! Ci ha fatto un culo! Mannaggia! Lo schifevo! Ciao, caro distruttore, sono Mr. Master. È finita per te. Ormai ti sconfiggio. Non mi fai paura! Ti sconfiggio! Non mi capisco distruttore! E di questo, caro mio! No! Mr. Master, chi sei? Chi sei? No! No, sto capitando una televisione! Ti ho salvato, Marco. Come stai? Stai bene? Ho vinto io. Adesso andiamo a acclamare il tuo trono da eroe politico onesto che hai salvato il mondo. Non io, ma tu. Grazie mille, amico mio. Ma io ringrazio tutti che mi avete salvato, vi siete degli eroi, mettete tutto il chip. Non c'è di che politico Marco, tranquillo. Io ti ho salvato volentieri, sono Mr. Master, ma nessuno sa la mia identità segreta. Grazie. Oscar, perché mi guardi a me? Che cavolo vuoi? Che mi stai guardando, Oscar? Perché mi guardi? Non vuoi mica fare qualcosa? Ma certo, io ti vedo perché... Mr. Master, io voglio dirti una cosa. Cosa? Io sono innamorato di te, mi vuoi sposare? Io? Sì, tu. Scusa, c'è un impegno che devo andare. È venuto, c'è qualcuno da salvare, dopo torno. Ma Mr. Master, vieni, devo scappare! Mr. Master! Ti amo, fare tutto quello che cucino, fare tutto. No, grazie, non devo venuto a salvare persone! Scusa! Non tempo! Ciao! Goodbye! Sigerson! Mr. Master, 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 para pa 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 para pa 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 para pa para para pa 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 pa